Il treno per la prevenzione del tumore al seno viaggia veloce anche in Puglia. Nel mese dedicato alla lotta contro il tumore più diffuso tra le donne, il gruppo di Ferrovie dello Stato, insieme alla fondazione Incontra Donna, hanno promosso la 14ª edizione dell'iniziativa denominata Freccia Rosa. A bordo dei due treni, un Freccia Rossa e un Argento, in partenza il 22 ottobre da Barletta a Lecce e viceversa, ci saranno infatti medici e volontari, ai quali sarà possibile rivolgersi per consulti e distribuzione di materiale informativo. Siamo con il Ministero della Salute, tant'è vero che io invito tutti a scaricare anche il Vademecum, a parte quello che viene dato cartaceo sui treni, ma lo possono scaricare anche dal sito di Incontra Donna, perché questo è un manuale proprio per le famiglie, fatto proprio per la prevenzione primaria, la prevenzione secondaria, quindi gli esami da fare e poi anche la cura. Quest'anno nella stazione centrale di Bari è stato anche allestito uno stand dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II, dove si potranno chiedere informazioni sugli screening oncologici ad uno staff sanitario dedicato. Siamo fortemente convinti del fatto che una maggiore divulgazione, una maggiore consapevolizzazione avvicina di più i cittadini alle strutture sanitarie per evitare che poi questi diventino pazienti. Quindi il trucco e il segreto di una buona salute passa attraverso una diagnosi preventiva e predittiva, per cui questo è un treno da non perdere. Per l'occasione, nello stand situato nel capoluogo pugliese, era presente anche la testimonial dell'iniziativa e campionessa olimpica di sci di fondo, Manuela Dicenta, che oltre alla prevenzione ha sottolineato l'importanza di uno stile di vita corretto integrato con una sana attività sportiva. Quell'attimo di camminata, di passeggiata, di nuotata, di condivisione magari con un po' di pallavolo, con un po' di ginnastica, cose semplici, magari anche in casa, ma importanti per avere anche quell'attenzione al proprio corpo e alla propria mente che ti permette di dare quel pizzico di rilassatezza